Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre solo con il microfono e la cam accesi. Oggi ero a fare la spesa in un supermercato della zona, un supermercato che è abbastanza piccolo, ok? E tra le varie persone che c'erano dentro c'era anche una ragazza con il carrello, ora avrà avuto 20, 25. Io non so dare bene l'età alle persone, diciamo che il programma di Enrico Papi dove dovevano indovinare l'età non mi vedrà mai tra i concorrenti, ok? Comunque c'era sta ragazza col carrellino piccolo che mentre faceva la spesa cantava. Tra l'altro anche abbastanza intonata. Sì, avrei l'unica cosa, avrei da ridire forse un po' sulla qualità delle canzoni che cantava, però vabbè. Chiaramente cantava incurante di tutto, di tutti. La cosa buffa è che le persone la guardavano un po', erano stupite di vedere questa che cantava, questo carrellino, tanto sorrideva anche, cantava, sorrideva. Le persone erano un po' stupite, chiaramente io no. Anche perché obiettivamente tutto quello che è un po' fuori dalla norma che, soprattutto in un supermercato, gente incazzata, perché sono tutti incazzati, che fa la spesa, beh, non posso che apprezzare. Comunque dopo me la sono trovata davanti in cassa, ok? E continuava a cantare anche in cassa. Vabbè, ha fatto la spesa, ha pagato, se n'è andata. Il cassiere, quando se n'è andata, mi guarda e mi fa. Il dialogo che abbiamo avuto era chiaramente in dialetto veneto, ve lo traduco tra virgolette. Mi fa, cosa avranno da cantare mai questi giovani? Io l'ho guardato senza pensarci un attimo, gli ho risposto proprio di cuore, capito? Faccio, beh, piuttosto meglio che cantano, cioè, meglio loro che cantano che noi che ci lamentiamo sempre. E di tutto. Chiaramente non era la risposta che voleva sentirsi dire il cassiere, voleva solidarietà nella cosa che ha detto, ma il fatto è sto qua. Si è venuto a creare, secondo me, una specie di noi contro loro, il mondo adulto, diciamo, il mondo dei vecchi, diciamo, critica il mondo dei giovani come frivoli, come inconcludenti, come non hanno voglia di far niente, noi sì che facevamo, tutte queste cose qua. Io ho il motto da sempre Forever Young, che non è una cosa restare giovani, avere la forza di 20 anni, la voglia di fare dei 20 anni, lo spirito dei 20 anni, cioè non è un restare giovane, è proprio la mentalità, ok? Che bisognerebbe tenere per sempre. La mentalità di dire, ok, cazzo, il mondo va di merda, ci sono problemi su problemi, schifezze su schifezze, va tutto a rotoli perché. Però io sorrido, io canto, io me ne frego, cioè. Oh. Magari non cambierò il mondo con una canzone, magari non cambierò il mondo con un sorriso, però almeno ci passo attraverso. Ci passo attraverso cantando, ci passo attraverso sorridendo. Ed è già, secondo me, un ottimo punto di partenza, perché se tu ti svegli e ti incazzi, prendi sonno e ti incazzi, durante la giornata polemizzi, ti lamenti, cose del genere, non è un cambiare le cose. È un lamentarsi. Invece si affronti tutto con il sorriso, cantando. Quanto bello è cantare. Ti mette in un mood, in una situazione diversa, ok? Magari, ripeto, non sarà lei con una canzone che cambierà le cose. Però affrontare tutto, partendo predisposti a sorridere, partendo predisposti a cantare, partendo predisposti a metterci qualcosa di positivo, non criticare solamente. Secondo me è veramente un ottimo punto di partenza. Qualcuno adesso potrebbe pensare che era solamente una pazza. Avercene di pazzi così. E buonanotte.